La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Buonasera. Di Cervello Sonia. Aspetta, Don Sì. Bevacqua. Cingari. Pietro Citto. Presente. Lotusco Giancarlo. Presente. D'Angelo. Presente. Amoroso. Presente. Galofalo. Arcidiacono. Presente. Pundari. Presente. Costantino. Presente. Sapia. Assente, Sofia, presente. Presente, sono 12, 14, Scudatori. Scudatori, D'Angelo, Don Zio e Sofia. Volevo dire, cioè non so se vi trovate nelle carpette, c'è una nota che già è stata no. Prego. Passiamo all'adattazione del primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente del 21-1-2016. Approvazione verbali seduta precedente del 21-1-2016. Viste le delibere adottate dal Consiglio Comunale numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del 21-1-2016, propone per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di approvare i verbali della seduta del Consiglio Comunale numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del 21-1-2016. Sono interventi? Chi è favorevole? No. No. Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.
surroga del consigliere commissionario Sandra Nezzi Sanfilippo. Il Presidente, vista la nota a firma del consigliere Sandra Sanfilippo, attinta al protocollo generale 2787 del 5-2-2016, con la quale il consigliere si è dimesso dalla carica di consigliere comunale, rilevata pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante, assicurando la completezza dell'Assemblea, preso atto che dal verbale rimesso all'ufficio elettorale per le elezioni amministrative con riferimento all'ordine sequenziale dei non eletti nella lista numero 2, denominata Tutti in Alto, un Giardino in Alto, sullo turco sindaco, il primo candidato risulta essere il signor Bonaffini Salvatore, nato a Messina il 27/10/1944, con la cifra individuale pari a 1562. Visto il capo secondo del decreto legislativo 267/2000, in ordine alle norme sulla incandidabilità, ineleggibilità per gli amministratori degli enti locali, nonché la legge regionale numero 792. Vista inoltre l'articolo 38,4 del decreto legislativo 267/2000, che così recita: i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia, visto l'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia, propone, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate, di procedere alla surroga del consigliere dimissionario signora Sanfilippo Sandra Nenzi con il primo dei candidati non eletti della lista numero 2, denominata Tutti in Alto, un Giardino in Axo, lo turco sindaco, che risulta essere il signor Bonaffini Salvatore, nato a Messina il 27/10/1944, con voti 117. Se si avvicina signor Bonaffini, la invito a prestare il giuramento. Giuro di essere, giuro di osservare realmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia con l'interesse della Repubblica e della Regione. Di convalidare nel contempo l'elezione alla carica del predetto consigliere, cioè consigliere, si può possedere. Di convalidare nel contempo l'elezione alla carica del predetto consigliere dopo aver accettato l'assenza a suo carico di motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere. Articolo 9. L'ineleggibilità: non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale o di quartiere il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o superiori e capi di gabinetto dei ministri, i dipendenti della regione che qualificano inferiore al direttore, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e gli assessori regionali. Nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni,
i prefetti della Repubblica, i viceprefetti, i funzionari di pubblica sicurezza. Nel territorio quale esercitano il comando gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato. Nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici, i ministri di culto, che hanno giurisdizione a cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le leggi. Il commissario dello Stato della regione siciliana, titolare di organi individuali e di componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. I membri del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei Conti della Regione Siciliana, altresì nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte di Appello, ai tribunali, alle Preture, al Tribunale Amministrativo Regionale e alle sue sezioni distaccate, i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli, i componenti dell'ufficio di direzione di un'unità sanitaria locale e di coordinatore dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale di cui dipendono, i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionali, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate, nei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate, i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia di Comune, gli amministratori e dipendenti con funzione di rappresentanza, con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, azienda e dipendente rispettivamente della provincia del comune, i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente in altra provincia, comune e quartiere. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 non hanno effetto se l'interessato cessa delle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidatura. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente delle funzioni dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 68 richiedono la sostituzione per la durata del mandato un altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella condizione di personale economica della farmacia. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai comuni secondo, terzo e quarto del presente articolo entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda alla domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva gestazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione e ogni atto diventa l'ufficio rivestito. L'aspettativa è concessa anche in deroga dai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assenso, fatta salvo l'applicazione delle norme di quella legge 12 dicembre 66 1078, 20 maggio 70 numero 300 e 26 aprile 74 169. Non possono essere allocati in aspettative dipendenti assunte a tempo determinato. Nelle cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale. Articolo 10. Incompatibilità. Articolo così modificato dalla legge regionale 19/12/2005, dalla legge regionale 22 del 16/12/2008. Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere l'amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno 20% di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune, o che dagli stessi ricevono in via continuativa una sostituzione in tutto in parte facoltativa,
quando la parte facoltativa assume il 10% del totale delle entrate del comune. Colui che come titolare amministratore indipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento a parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti rispettivamente nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società e in imprese volte a profitto, in bilancio convenzionale da enti, in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. 3. Il consulente legale amministrativo tecnico per questa opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente conto. 4. Colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale competente a decidere sul suo ricorso e la commissione del comune fa luogo di mandamento sede di prefettura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è in ogni caso la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di e conseguentemente alla sentenza di condanna determina compatibilità soltanto in caso di determinazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso. 5. Colui che per fatti compiuti, allorché era amministratore pubblicato rispettivamente della provincia del comune, ovvero di istituto d'azienda, da essi dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda, non è ancora e non ha ancora estinto il tempo. 6. Colui che avendo debito libero ed esigibile rispettivamente verso la provincia, il comune, ovvero verso istituto o azienda, resti dipendente, diventato legalmente messo in mora, ovvero avendo debito libero ed esigibile per imposte tassative abbia ricevuto in mano modificazione dell'avviso di cui l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 2973 numero 600. Volume non ha reso il conto finanziario degli amministratori da una gestione riguardante rispettivamente la provincia e il comune. 8. Colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dal precedente articolo. L'ipotesi di cui al numero 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri pubblici. Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Do lettura delle ipotesi di incandidabilità. Articolo 10 del decreto legislativo 235 del 2012. Non possono essere candidate le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore, consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente del consiglio delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione, presidente delle aziende speciali e delle istituzioni, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
o con un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati. B. Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, commi 3 bis e 3 quadri del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati nella lettera A. C. Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti previsti dagli articoli 314, 316 e 16 bis, 316 ter, 317, 318, 319 ter, 319 quadri al primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331 secondo comma, 334, 346 bis del codice penale. Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione del dovere inerente a una pubblica funzione o a un pubblico servizio e diversi da quelli indicati nella lettera C. Coloro che stanno stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo, coloro nei confronti del tribunale applicato con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto iniziati di appartenere ad una delle associazioni di cui è l'articolo 4,1 lettere A e B del decreto legislativo 159/2011. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale le siano la nomina di competenza del Consiglio Provinciale, Comunale o Circoscrizionale, della Giunta Provinciale, del Presidente, della Giunta Comunale o del Sindaco, di Assessori Provinciali o Comunali. L'eventuale omissione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui al comma 1 emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica sono immediatamente comunicate dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale all'organo consigliere di rispettiva appartenenza ai fini della dichiarazione di decadenza e al prefetto territorialmente competente. L'esame di queste condizioni è presupposto per la convalida dell'elezione del consigliere Bonaffini. Chi è favorevole? Unanime. Buonasera, volevo fare. Posso farlo intervento? No. Siamo qui riuniti perché mi sono pervenute in data del 5 febbraio con protocollo 2087 le dimissioni ai sensi dell'articolo 22 del regolamento da consigliere comunale del consigliere Sandra Sanfilippo. Ovviamente a lei facciamo i migliori auguri di buon proseguimento del lavoro come assessore di questa giunta. La ringraziamo per il contributo dato a questo consiglio comunale e per le motivazioni che l'hanno portata a questa scelta, che con spirito di sacrificio e altruismo ha fatto motivandole così, le riassumo brevemente. Mi augurissimo che siano sempre più persone ad impegnarsi per il bene della nostra città. Colgo l'occasione per porgere a nome mio e dell'intero Consiglio Comunale i nostri migliori auguri di buon inizio e proseguimento di legislatura al mio consigliere Salvatore Bonaffini. Sono sicuro che metterà a servizio di questo consiglio e della maggioranza la sua esperienza amministrativa. Mi approfitto nel ribadire e ricordare prima di tutti a me stesso che il mio impegno in questo primo scorcio di legislatura è stato, così come ho detto il giorno del mio insediamento, dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri componenti il consiglio, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni nell'osservanza e nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
mi sto impegnando affinché nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di esprimere al meglio il proprio mandato attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è affidato. Mi sto sforzando di svolgere al meglio il ruolo assunto affinché tutti vi sentiate garantiti della mia persona. Nel breve lasso di tempo di questo mio mandato sto provando insieme a voi di rilanciare il ruolo del Consiglio Comunale, adoperandone al massimo perché possa essere dato il maggior risalto alle sedute consiliari per avvicinare la gente alla politica e far comprendere che la politica dipende dal comportamento di coloro che la esercitano e in che modo lo fanno. Per questo ricordo ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato, rispettoso delle regole e continuare ad intraprendere la strada di un dibattito civile, pagato e soprattutto costruttivo, che metta da parte i personalismi cercando di avere come solo obiettivo comune il benessere del nostro paese. Le qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questa assemblea. Voglio concludere ricordando l'intervento che ha fatto Papa Francesco tempo fa, che bisogna costruire ponti e non muri. Grazie. Prego. In ossequio a dei principi che ci eravamo dati all'atto della formazione della lista e dell'aggregazione che mi ha sostenuto durante l'ultima campagna elettorale, principi che non prevedevano il doppio incarico, in base a questo l'assessore Sandro Sanchilippo ha inteso fare la scelta di rimanere a mio fianco in una collaborazione più diretta quale assessore comunale e quindi rinunciare al mandato di consigliere comunale. E in quest'ottica do anch'io il benvenuto all'amico Salvatore Bonafini, che abbiamo già avuto modo di conoscere nei 5 anni precedenti, ben cosciente del ruolo che svolgerà facendosi interprete delle esigenze della cittadinanza e lavorando assieme a tutti noi per un futuro, mi sento, migliore per la nostra città. Auguri anche a lui. Sì, Presidente, grazie. Io, Presidente, grazie. Voglio ringraziare l'assessore Sandro Sanfilippo per la sua opera prestata finora insieme alla maggioranza e allo stesso tempo voglio dare il benvenuto al collega Salvatore Bonafini nel seno della maggioranza consigliare del gruppo Tutti in Autumno Loburgo e quindi gli auguro di fare un proficuo lavoro come sono sicuro che lui sappia fare in quanto già presente negli scorsi 5 anni in questo Consiglio Comunale con tenacia e capacità. Grazie. Grazie. Prego l'assessore Sanfilippo. Buonasera, io ancora una volta sento il dovere di dover ringraziare per l'ennesima volta i cittadini che hanno creduto e che continuano a credere in me e che grazie ai loro voti mi hanno permesso di essere la prima degli eletti. Proprio per questa grande fiducia che mi è stata accordata devo le motivazioni della mia rinuncia all'incarico, anche se sono stata già anticipata dal Presidente del Consiglio. Chiaramente, rivestendo anche la carica di assessore, intendo permettere al mio nuovo collega, ormai adesso collega, di sostituirmi a tempo pieno nell'attività di consigliere comunale e credo che, sono certa, anzi che il subentrante sarà all'altezza dei compiti richiesti e sarà in grado di rendere al Paese il servizio che necessita, che merita. Naturalmente non verrà almeno il mio impegno per la nostra città e per i nostri concittadini ai quali devo la linfa che mi spinge a continuare questo percorso politico. Quindi orgogliosa di aver ricoperto questo ruolo e ringraziando tutti quanti, auguro buon lavoro al nuovo consigliere. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Costanti. Grazie Presidente. Stavo detto praticamente io non posso che accodarmi a nome del gruppo Cittadinanza Supremo Comune per alcuni che sono stati formulati al collega Bonafini che abbiamo conosciuto prima degli scorsi 5 anni e anche io sono sicuro, come diceva lei, che il suo bagaglio di esperienza possa tornare in funzione
Grazie, signor Costantino. Prego, signor Costantino. Prima di passare al mio piccolo intervento di ringraziamento, volevo salutare questo consiglio comunale, lei presidente, signor sindaco, signori assessori e colleghi consiglieri. Porgo il mio saluto anche al pubblico presente, a tutto il personale comunale, dagli impiegati comunali ai capo sezione, ai capo...